Corso di studi in ingegneria chimica è uno dei corsi di studi, appunto, nell'ambito delle discipline dell'ingegneria industriale e in particolare l'ingegneria chimica di cosa si occupa? Si occupa di quei comparti industriali in cui si realizza la trasformazione della materia. Quindi rispetto agli altri corsi di studio, appunto, l'ingegneria chimica è caratterizzata da tutti quei processi fisici e chimici che permettono di trasformare la materia e si occupa di questi processi e di queste trasformazioni su scala industriale, quindi oggetto degli studi, poi delle applicazioni, quindi anche delle professioni, della professione dell'ingegnere chimico, sono gli impianti full scale dove appunto si opera la trasformazione della materia. Ora, questi processi e impianti possono essere progettati, realizzati, gestiti dagli ingegneri chimici per produrre sia quelli che denominiamo intermedi che i prodotti finiti, prodotti che fanno parte del nostro quotidiano, quindi dalla trasformazione delle materie per ottenere i combustibili, le materie plastiche, i farmaci, i cosmetici, ma l'ingegnere chimico si occupa anche di tutte quelle operazioni connesse alla tutela ambientale, quindi la rimozione degli inquinanti, ad esempio, dalle correnti liquide, dalle correnti gassose, la decontaminazione di suoli. Quindi un ingegnere chimico, appunto, si occupa della trasformazione della materia andando a progettare, a pensare tutto il processo dall'inizio alla fine. Quindi, definite le caratteristiche del prodotto che si vuole produrre, quelle che sono denominate specifiche, l'ingegnere chimico va a selezionare le opportune materie prime per poter raggiungere la trasformazione che ci permetterà di ottenere quel prodotto specifico. Selezione delle materie prime, che oggi significa selezionare tra le materie prime tradizionali, ma anche le materie prime nuove, diciamo, le biomasse, quindi materie prime organiche denominate biomasse, ma oggi la sfida degli ingegneri chimici è utilizzare come materie prime quelle che sono denominate materie prime secondarie, quelle che derivano dal rifiuto, quelle che derivano dallo scarto. Quindi, definite le specifiche, si seleziona la materia prima, si progetta l'impianto, si realizza, si gestisce. E tutto questo un ingegnere chimico deve farlo tenendo in considerazione nel rispetto di tutti i componenti relativi all'ambiente, quindi nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto della sicurezza industriale. E tutte queste sono competenze che vengono acquisite nel percorso formativo dell'ingegneria chimica offerto dall'Università di Pisa, andando ad acquisire le basi metodologiche con il percorso triennale e poi raggiungendo la completezza, diciamo, delle competenze con il percorso di laurea magistrale, perché ingegneria chimica, così come ingegneria meccanica che prima vi è stata presentata, è uno di quei corsi di laurea, appunto, che hanno sia la laurea triennale che la laurea magistrale in continuità nell'Ateneo Pisano. Appunto, nell'ingegneria chimica quindi si va a progettare la sequenza delle trasformazioni che portano dalle materie prime, quelle che in questo schema che denominiamo diagramma blocchi è stato rappresentato, fino al prodotto. Quindi si imparano a capire come funzionano queste trasformazioni che possono essere sia di tipo chimico, quindi la reazione chimica, sia di tipo fisico, quindi ad esempio una miscelazione, un'evaporazione. E quindi si impara a progettare questa sequenza di trasformazioni per passare dalla materia prima al prodotto finito con le specifiche
che sono l'obiettivo. Quindi si è in grado, si acquisiscono competenze per definire poi le condizioni in cui ciascuna di queste trasformazioni deve aver luogo. Qui il focus è stato centrato sul reattore. Il reattore è proprio quella che in ingegneria chimica si denomina operazione unitaria, è l'apparecchiatura in cui avviene la reazione. La trasformazione chimica della materia, che è caratteristica dell'ingegnere chimico, proprio perché lì appunto abbiamo la reazione e quindi si imparerà a definire le condizioni di questa trasformazione, così come del reattore e di tutte le altre trasformazioni fisiche coinvolte appunto nell'intero processo. Non solo l'ingegnere chimico avrà le capacità di quantificare anche i flussi di materia ed energia interconnessi tra queste varie unità che costituiscono tutto il processo e che portano alla totale trasformazione della materia, dalle materie prime al prodotto finito. E una volta che avrà selezionato questa sequenza, individuato le condizioni operative, quantificato appunto in termini di materia ed energia tutte le varie unità, sarà anche in grado, acquisirà le competenze, ha le competenze per progettare quelle apparecchiature chimiche, per creare quei disegni realizzativi che permettono la realizzazione effettiva di tutto il processo. E alla fine, realizzato l'impianto, l'ingegnere chimico però è anche in grado di gestire e controllare il sistema che è stato creato. Quindi, dalla progettazione, appunto, dalla sintesi, diciamo, del processo, alla progettazione, alla gestione, al controllo degli impianti chimici industriali, quindi quei comparti, quei settori industriali in cui si ha trasformazione della materia. E l'ingegnere chimico ha competenze trasversali, perché è in grado di effettuare l'investigazione di un processo dalla scala di laboratorio prima, fino a quella che viene denominata scala full scale, cioè l'impianto full scale, la scala industriale, perché appunto l'obiettivo appunto dell'ingegnere chimico è quello di appunto occuparsi della trasposizione su scala industriale di questa trasformazione della materia, la cui idea può generarsi in un laboratorio chimico. Però l'ingegnere chimico va oltre, diciamo, le porte del laboratorio e può portare questa trasformazione su scala industriale per portarla al consumatore finale, attraverso tutta una serie di passaggi che sono le conoscenze che vengono acquisite nel corso del percorso di studi. Il premio Nobel Koichi Tanaka, premio Nobel per la chimica del 2002, ha detto che la differenza tra l'ingegnere chimico e il chimico è la scala. E lo ha detto questo premio Nobel, che è sia un chimico che un ingegnere chimico. Quindi l'ingegnere chimico esce dalla scala micro del laboratorio e porta la trasformazione su scala industriale. Quindi, fino a realizzare dei prodotti che poi possano essere venduti. E ormai l'ingegneria chimica è fortemente coinvolta nelle sfide del futuro per tutto ciò che concerne la sostenibilità e la sicurezza degli impianti industriali. L'ho già detto prima, le materie prime oggi non sono solo quelle tradizionali, e se pensiamo a una materia prima tradizionale, possiamo pensare al petrolio come fonte primaria di elementi per generare prodotti attraverso trasformazioni. Ma oggi ve l'ho già detto, la sfida è utilizzare gli scarti, i rifiuti, recuperare la materia, recuperare l'energia. E in questa sfida, che rientra nella sfida globale del modello di economia circolare, della transizione a questo modello di economia circolare, al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, l'ingegnere chimico ha un ruolo fondamentale proprio per questo, perché, come ho detto nella presentazione della scuola,
Anche l'ingegnere chimico deve trovare nuove soluzioni a problemi ancora irrisolti, ma avrà anche le capacità di applicare soluzioni tradizionali, tipiche dell'ingegneria di processo, alle nuove sfide. E la nuova sfida, appunto, è l'utilizzo del rifiuto come materia prima, appunto, per implementare il modello di economia circolare che ormai è l'obiettivo, è il futuro, appunto, della nostra società. E come si raggiungono questi obiettivi? Allora, anche i corsi di studio, il corso di studio di ingegneria chimica, la laurea triennale, prevede nei primi 2 anni la formazione di basi forti, fondamentali, di materie di base. Quindi discipline che poi sono quelle comuni all'ingegneria industriale, lo ha appena detto anche il professor Beghini, la matematica, la fisica e nel nostro caso una maggiore, diciamo, conoscenza della chimica. Per poi passare a cominciare a transitare verso una formazione ingegneristica più specifica e quindi andarsi ad occupare di discipline, appunto, come la termodinamica, i principi dell'ingegneria chimica, la chimica industriale. Ma non devono mancare anche discipline ingegneristiche trasversali, affini, che permettono quella progettazione e quella gestione dei processi. E quindi ecco che abbiamo anche insegnamenti come disegno o scienza delle costruzioni e macchine per i sistemi energetici. Il percorso di studi, i 180 CFU, quindi previsti per la laurea triennale, nel caso del corso di studi in ingegneria chimica, quindi sono suddivisi in queste materie di base, materie ingegneristiche specifiche, quelle che denominiamo caratterizzanti, e poi le attività interdisciplinari. Inoltre sono previsti 12 crediti formativi dedicati all'attività a scelta e poi 3 crediti formativi per l'acquisizione della conoscenza della lingua inglese e 3 per la prova finale. Questo è l'offerta formativa del prossimo anno accademico in cui trovate proprio la denominazione degli insegnamenti di cui vi ho parlato, diciamo, in termini generali appena adesso. Come vedete, tra le attività scelte abbiamo degli ambiti di applicazione di conoscenze che affrontano tematiche appunto attuali, come ad esempio tecnologie per la protezione ambientale. Il percorso triennale, appunto, poi può proseguire e completarsi con la laurea magistrale, quindi acquisire altri 120 di crediti formativi in ingegneria chimica attraverso il percorso magistrale, dove si acquisiscono e si approfondiscono tematiche già affrontate anche nella triennale, ma soprattutto si acquisiscono strumenti avanzati del settore appunto chimico. Quindi la reattoristica, l'impiantistica, approfondimenti sulla chimica industriale, strumenti avanzati di strumentazione e controllo degli impianti. Quindi appunto il proseguimento e il completamento delle conoscenze acquisite alla triennale. E in più abbiamo un'offerta di attività a scelta, in questo caso, che sono alla frontiera dei temi più avanzati dell'ingegneria chimica, quindi dove si possono affrontare appunto tematiche del settore legate anche a settori di ricerca estremamente attuali appunto dell'ingegneria chimica. Alle discipline curriculari che abbiamo appena visto, il corso di studi affianca anche un percorso di potenziamento di quelle che sono denominate soft skills, quindi delle competenze, quindi trasversali appunto, per supportarvi ad affrontare meglio le fasi di selezione della ricerca di un'occupazione e l'inserimento nei contesti di lavoro. Tipicamente organizziamo seminari in collaborazione con aziende e è data possibilità anche di sviluppare le proprie soft skills attraverso lavori di gruppo nell'ambito degli insegnamenti affrontando casi studio tipici dell'ingegneria chimica. I settori di occupazione dell'ingegneria chimica sono molteplici,
è molto ampio, proprio perché la preparazione è trasversale. Le competenze sono tali per cui si va dall'industria chimica vera e propria, quindi quelli che vengono denominati bulk chemicals, quindi produzione di materie plastiche, ma anche settore alimentare, farmaceutico, nonché tessile o cartario, produzione di energia, aziende di erogazione di servizi, società di progettazione, società appunto anche che si occupano di consulenze ad esempio per il settore ambientale o per il settore della sicurezza industriale. Molte sono le aziende che potremmo menzionare tra quelle in cui sono occupati laureati presso appunto dal corso di studio di Ingegneria Chimica di Pisa. Tra questi possiamo annoverare Enel, Solvay, Eni, Technip, Essity e così via. Queste sono solo alcune delle aziende in cui un ingegnere chimico può trovare collocazione. Proprio perché avendo una formazione trasversale si passa dalla progettazione alla gestione, alla manutenzione. E quindi può trovare appunto, può applicare le proprie competenze nei vari ambiti necessari appunto al funzionamento di un impianto chimico industriale. I laureati in ingegneria chimica, proprio come vi ha detto prima il professor Beghini, trovano impiego in poche settimane dalla laurea, e spesso capita anche ai nostri laureati che le aziende in cui hanno svolto il tirocinio possano proporgli dei contratti di lavoro e proseguano con l'attività. Riceviamo continuamente richieste dei nostri laureati da collocare nel mondo del lavoro e spesso appunto anche noi non abbiamo la richiesta è superiore al numero dei laureati. Proprio perché possiamo dire che i nostri laureati acquisiscono competenze appunto durante il corso di studi magistrale, grazie anche a questa immersione che gli studenti effettuano nelle sfide tipicamente affrontate nel campo professionale attraverso questi teamwork, grazie ai quali imparano metodologie e strumenti che vengono impiegati a livello industriale o a livello delle consulenze e che quindi sono competenze acquisite che vengono ampiamente, fortemente apprezzate nel mondo aziendale, nel mondo industriale. Il corso di laurea magistrale, abbiamo detto, sono 120 CFU, di cui 24 sono destinati alla tesi di laurea, ciò che chiamiamo tirocinio e prova finale. La tesi di laurea magistrale quindi è un momento importante in cui uno studente è un'occasione per un'esperienza di formazione nell'attività di ricerca e sviluppo e può essere effettuata con tirocini in azienda o anche con quelle che vengono denominate tesi all'estero. Quindi attraverso relazioni con università e centri di ricerca esteri in cui gli studenti possono andare ad effettuare un mese e scusate, la propria tesi di laurea che tipicamente ha una durata non inferiore a 6 mesi, quindi prevedendo di appunto poter vivere un'esperienza di questo tipo in un ambiente internazionale in una università estera. Oppure appunto scegliere di fare anche un tirocinio invece in una realtà industriale, quindi conseguire CFU per il conseguimento del titolo e quindi per la tesi di laurea attraverso un tirocinio industriale. Questo è possibile grazie alle forte correlazioni che il corso di studi ha con il mondo accademico nazionale e internazionale e con le aziende, con il mondo industriale. Tra l'altro, il mondo industriale interviene anche nell'aggiornamento e nel miglioramento della didattica grazie all'advisory board che è stato creato
appunto dal corso di studi in cui andiamo a chiedere alle aziende, nostri interlocutori, quali sono le competenze che si aspettano da, appunto, dagli studenti e quindi che il corso di laurea dovrebbe impartire agli studenti. Quindi c'è un continuo dialogo con il mondo industriale per aggiornare e appunto rendere e migliorare, diciamo, continuamente il percorso formativo offerto dal nostro corso di studi. Inoltre noi, oltre a promuovere l'internazionalizzazione, promuoviamo anche iniziative che portano gli studenti a scoprire l'organizzazione aziendale e le realtà industriali. Purtroppo lo scorso anno non è stato possibile, ma fino allo scorso anno abbiamo effettuato, accompagnato gli studenti in visita di impianti industriali. Qui eravamo in visita all'ENI. In questa foto vedete molti di questi studenti che vedete hanno fatto questa visita poco più di un anno fa e sono pressoché tutti laureati e già impiegati in qualche azienda, tra cui quelle che ho nominato prima. Questa era una visita alla Solvay, sempre effettuata circa prima dell'emergenza sanitaria. Lo scorso anno non è stato possibile purtroppo organizzare niente del genere. In più incentiviamo a partecipare a concorsi, sia per partecipare ad eventi internazionali, quindi i nostri studenti hanno vinto e hanno potuto partecipare a summer school all'estero, finanziati dal corso di studi e dalle borse di studio che hanno vinto partecipando al bando, e anche partecipazione a premi di laurea. Abbiamo il premio di laurea dell'Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, che ogni anno appunto prevede un premio in denaro ai nostri laureati, e mi sembra l'ultimo laureato di Pisa che l'ha vinto è stato lo scorso anno. Qui anche noi vi riporto le esperienze di alcuni nostri laureati. Tra l'altro, questo laureato, che come vedete si è laureato nel 2017, Alessio Ferrara, che lavora a Ferrara, per esempio è diventato in brevissimo tempo responsabile di una linea di produzione, quella linea che i ragazzi della foto precedente sono andati a visitare, quindi si sono trovati di fronte un loro collega che si era laureato poco tempo prima. Qui abbiamo Martina che si è laureata nel 2018 effettuando una tesi, elaborando una tesi in Germania all'Università Tecnica di Berlino e oggi lavora in Solvay. Matteo Luppichini che ha fatto una tesi invece nel dipartimento, quindi sviluppando dei materiali ceramici innovativi per il settore energetico, e oggi lavora in un'azienda che produce polimeri in provincia di Firenze. Marta, laureata nel 2018, lei si è occupata, ad esempio, nell'ambito di una ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile Industriale, di un argomento che si può ricondurre all'economia circolare, quindi il recupero di fanghi da cartiera per la produzione di materiali innovativi compositi, e oggi lavora in Venator. Questa studentessa, che si è laureata nel 2019, Eleonora, è una delle laureande, delle laureate che ha ricevuto un altro dei premi di tesi a cui partecipa il corso di studi, premio di tesi Federchimica. Appunto, l'attestato le è stato consegnato in Federchimica a Milano il 16 dicembre 2019. Siamo andate in presenza, proprio è stato l'ultimo viaggio che abbiamo potuto fare. Ha lavorato per circa un anno alla Eli Lilly a Firenze e attualmente si è spostata alla BASF. Quindi le occasioni sono molteplici e continuano anche dopo aver trovato una prima occupazione. Giulia ha svolto la propria tesi all'MIT di Boston, dove è rimasta 9 mesi e perché ha deciso di portare a termine un lavoro insieme al professore con cui stava collaborando, e oggi lavora in Eni. E un altro esempio, Stefania, per farvi un esempio della molteplicità dei settori in cui può lavorare un ingegnere chimico. Stefania, dopo aver fatto una tesi in collaborazione con la scuola di medicina di Yale, ha
trovato impiego presso Gucci a Firenze, si occupava della gestione di qualità delle materie prime, quindi ha lavorato lì circa un anno e adesso, proprio recentissimamente, credo, mi sembra dal 1° di aprile, invece si è spostata e lavora alla Saint-Gobain qui a Pisa. Le persone che avete visto nelle foto precedenti hanno detto questo del corso di studi. Cioè, abbiamo chiesto loro: ma chi si laurea? Qual è la prima frase che ti viene le prime parole che ti vengono in mente per completare la frase? Chi si laurea in ingegneria chimica a Pisa? Quindi, come vedete, queste persone sono soddisfatte del percorso che hanno fatto, qualcuno ha detto non se ne pentirà e potrà lavorare in tutto il mondo. Quindi questo è ciò che i laureati, i nostri laureati appunto dicono di noi. Quindi Ingegneria Chimica Pisa appunto offre molteplici opportunità per trovare impiego, però per affrontare il corso di studi, come vi è già stato detto ampiamente da me, ma anche dal professor Beghini, più che le conoscenze bisogna essere consapevoli delle proprie attitudini, di una passione verso quello che si andrà a studiare, perché non sarà solo il percorso di studi, ma sarà oggetto della vita professionale. Tutte le informazioni che vi ho dato le potete trovare anche sul sito ingegneriachimicapisa.it, dove trovate anche i contatti miei e del professor Pannocchia, l'attuale presidente del corso di studi. Inoltre, sul canale YouTube della Scuola di Ingegneria trovate anche la presentazione del corso di studi che era stata effettuata lo scorso anno dall'allora presidente, la professoressa Vitolo. Allora, con questo ho concluso la presentazione. Vedo che ci sono un paio di domande. Allora, una domanda è se durante il percorso ci sono corsi riguardanti software come AutoCAD o MATLAB. La risposta è sì. Allora, AutoCAD è un software il cui funzionamento si acquisisce durante i primi anni del percorso, dal corso di disegno. Invece MATLAB è il software verrà impiegato, si acquisiranno le competenze per impiegarlo. Inizialmente con il corso di dinamica e controllo dei processi chimici. Non sono gli unici software di cui si impareranno le funzionalità e quindi che si imparerà a saper usare, perché nell'esame, ad esempio, di sintesi e simulazione dei processi chimici si imparerà anche ad usare il sistema di programmazione Python e un software per la progettazione degli impianti chimici per realizzare digital twin degli impianti di processo, ovvero Unisim Design. Inoltre, ad affidabilità e sicurezza dei processi, si acquisiranno anche le competenze per utilizzare software che permettono la valutazione della sicurezza degli impianti e tra gli esami a scelta a disposizione, diciamo, del vostro paniere per appunto completare, diciamo, ulteriormente approfondire le vostre competenze, sono a disposizione, appunto, ci sarà la possibilità di acquisire anche ulteriori competenze con ulteriori software. Ad esempio, per la fluidodinamica computazionale o per l'analisi della sostenibilità dei processi industriali, quindi software specifici per fare analisi, diciamo, specifiche, avanzate, che però sono di uso, diciamo, comune nei settori industriali e quindi che vi permetteranno di acquisire anche queste competenze durante il percorso formativo. C'è un'altra domanda, ovvero se c'è l'obbligo di frequenza. La risposta è no, ma l'obbligo di frequenza non solo non c'è in ingegneria chimica, ma non c'è in nessun corso della scuola di ingegneria. Quindi l'obbligo di frequenza non c'è,
per i corsi di ingegneria chimica, scusate, per i corsi di ingegneria. I corsi, alcuni corsi, come abbiamo visto, sono ad accesso programmato, ma questo non significa che ci sia l'obbligo di frequenza. Quindi c'è il bando e quindi la selezione per l'accesso, ma questo non significa obbligo a frequentare le lezioni. A ingegneria no, non c'è appunto questo obbligo, le lezioni sono libere. Ovviamente è fortemente consigliato seguire le lezioni, soprattutto i primi anni, per poter acquisire un metodo di studio e per poter appunto abituarsi, come dire, al sistema e al contesto universitario di studio. Quindi, pur non essendoci un obbligo, la frequenza è fortemente consigliata. L'immatricolazione è ad accesso libero, quindi non ci sono posti, nel senso ci sono un numero potenzialmente infinito di posti per il corso di studi di ingegneria chimica. Non c'è nessun bando, quindi se si vuole seguire, si vuole iscriversi al corso di laurea triennale in ingegneria chimica, basta iscriversi, effettuare l'immatricolazione e scegliere il corso di studi in ingegneria chimica. Non ci sono limitazioni nel numero di posti. Allora, un'altra domanda che è stata posta è se, oltre alla relativa magistrale, a quali corsi magistrali dà accesso? Allora, diciamo così. Il corso di laurea in ingegneria chimica, come vi ho detto, è un corso nell'ambito dell'ingegneria industriale. È un corso di studi organizzato come, diciamo, con la stessa tipologia di struttura di un po' tutti i corsi di laurea magistrale. L'avete visto, alcune informazioni che vi ho dato sono simili a quelle che vi ha dato il professor Veghini per ingegneria meccanica, perché appunto si parla di materie di base, poi di materie interdisciplinari e materie caratterizzanti. Quindi, come dire, potenzialmente con una laurea in ingegneria chimica si può accedere a qualsiasi magistrale in ingegneria. Ovviamente si è più affini alle lauree magistrali del settore industriale. Quindi, in ogni caso, però, se non si va in continuità, ma questo non vale solo per ingegneria chimica, tenetelo presente, vale un po' per tutti i corsi di studio triennali quando appunto si passa a una magistrale che non è in continuità, l'accesso alla magistrale sarà valutato e per quelle competenze che non sono state acquisite nella triennale, verrà appunto richiesto, diciamo, una compensazione. Ok? Quindi, da una laurea magistrale in ingegneria chimica, come dire, si passa direttamente a una laurea magistrale, però si può accedere anche ad altre lauree magistrali del settore industriale. Ora, se si deve fare riferimento a un settore più vicino proprio all'ingegneria chimica, quindi degli altri corsi, diciamo, cugini possono essere i corsi relativi all'ingegneria dei materiali, i corsi magari di ingegneria ambientale, presenti nel nostro Ateneo o in altri Atenei. Ok? Quindi, ripeto, però, in linea di principio, così. Ripeto, ma vale questo per una laurea triennale in ingegneria meccanica o in ingegneria aerospaziale, però si acquisiranno competenze specifiche che se poi si cambia settore, quelle potrebbero essere perse e ne dovranno essere acquisite altre per accedere ad altro corso di laurea magistrale. Di cosa si tratta la prova Tolchini? Allora, i Tolk sono le prove. Sono quelli che sono denominati test d'ingresso per accedere, che fino allo scorso anno permettevano di accedere ai corsi di studio senza obblighi formativi. Il TOLC è suddiviso in 5 sezioni in cui si vanno a valutare le competenze in logica, in
in scienze, in matematica, mi sembra, scusate, le altre due sezioni non le ricordo, ma sono cinque. Per non avere gli OFA fino allo scorso anno, bisognava acquisire un punteggio di almeno 8 in matematica. Però, come è già stato detto, i criteri di selezione per accedere ai corsi a numero programmato non prevedono più l'utilizzo degli OFA a causa dell'emergenza sanitaria e quindi non prevedono l'utilizzo del TOLC. Per quanto riguarda gli obblighi formativi, questi si ritengono estinti se nel corso del primo anno si supera un esame di matematica o un esame di fisica. Quindi in questi casi non è necessario superare il TOLC con un punteggio di almeno 8 punti nella sezione di matematica. Di cosa si tratta nello specifico? Potete, ora vi metterò in chat il link al sito del CISIA dove potete effettuare quelle che sono denominate prove di posizionamento per effettuare una vostra autovalutazione e capire qual è il vostro livello di conoscenze di matematica per riflettere sulla possibilità, per riflettere sulla vostra attuale conoscenza di base per poter affrontare gli studi in ingegneria. E potreste pensare, ad esempio, a seguire il corso online MOOC per poter potenziare queste conoscenze di base se per qualche motivo non vi siete, non reputate di averle ancora abbastanza solide, magari per poter effettuare, per poter affrontare gli studi in ingegneria. Quindi è un test, il TOLC è un test a risposta multipla, appunto, che prima permetteva di estinguere gli OFA e in questi 2 anni di emergenza sanitaria è prevalentemente consigliato di effettuarlo per un'autovalutazione del proprio livello di conoscenze delle materie di base.